Nome e cognome. Terenzio Stringa. Ci racconti la tua uscita? 10-10 contro KK. Io UTG, corto, vado, mando la vasca e trovo uno che colla e basta. Setta anche. Com'era il tuo tavolo? Il primo simpaticissimo, divertente, sì, c'erano dei gambler, però era divertente. Il secondo un po' più chiuso, un po' più tecnico, vabbè, comunque una bella esperienza. La prima volta che partecipi a questo torneo? Sì, no, prima volta in assoluto che partecipo a un torneo. Di solito giochi online? Online, quando si poteva nei circoli, quindi sì. Pensi di tornare? Assolutamente sì, mi sono divertito, vorrei farlo con un po' più di assiduità. Quindi mi piace il torneo, mi piace giocare a poker, quindi sì, vorrei tanto. Benissimo, e con l'organizzazione come ti sei trovato? Bene, assolutamente, l'unica cosa che ho avuto la sfortuna di avere la conferma che potevo liberarmi di un impegno precedente all'ultimo momento, non ho trovato stanza qua, però comunque mi sono trovato bene. Ho scoperto una bellissima città che non conoscevo e comunque una bellissima struttura. Senti, hai delle carte particolari fortunate? Nel senso che io sono del 72, gioco col 7-2, però così, è una roba più una sfida nei confronti delle regole del poker. Porta fortuna sul tavolo c'è o non c'è? C'era e l'ho dimenticato a casa, cioè ci sarebbe dovuto essere e l'ho dimenticato a casa. Pessima mossa. Lo so, però ripeto, è stato tutto in corsa il fatto di venire. Dovevo arrivare oggi, sono arrivato ieri, tutto così. Senti, hai un giocatore professionista di riferimento che ti piace in particolare? Per chi mi fa ridere, adoro Daniel Negreanu, mi piace da impazzire vederlo giocare. Poi sinceramente mi piacciono tutti i professionisti, nel senso che cerco di capire le caratteristiche un po' di ognuno. Poi tra virgolette sono un neofita, nel senso che comunque tutto quello che ho imparato l'ho imparato da solo, senza leggere. L'unica cosa che guardo tanta televisione, se mi capita video online. Va bene, vogliamo fare un augurio per il torneo o per i tuoi tornei successivi? A me tanta fortuna, visto che ultimamente non ne sto avendo molta, e agli altri divertitevi, tanto io sono fuori, quindi non mi interessa più niente. Va bene, grazie allora e buona serata. Grazie, ciao.